Eccoci qua di nuovo con il nostro viaggio, che l'altra volta avevamo interrotto dopo, ecco, già ci spoilera il continua. Abbiamo interrotto nel flashback, cioè dopo la fine del flashback, dove Ellie comunque ha sempre dei dubbi sulla scelta di Joel. Sul fatto che fa, ma sei sicuro che portandomi via hai fatto bene? Perché non sapendo tutta la verità, giustamente, però qualcosa non gli torna, essendo una ragazza abbastanza sveglia, no? E però niente, torniamo al presente e abbiamo scoperto una nuova informazione sui killer, diciamo, i killers di Joel, sugli assassini del povero Miller. E abbiamo gli indizi su questa Nora che dovrebbe essere in un ospedale poco lontano da qui. E partiamo, se non sbaglio, direttamente davanti al teatro dove ormai è la nostra base, no? L'altra volta episodio abbastanza rapido perché non. Se avessi fatto flashback più ospedale, insomma, veniva un video troppo lungo. E poi meglio così. Adesso vediamo dove arrivare. Comunque, il continua lì, la parola continua ci ha già spoilerato un pochetto cosa andremo a trovare. Io già non mi ricordavo che si incontrassero qua queste persone. E per chi non ha ancora capito, non diciamo nulla, andiamo avanti. Quindi seguire la Route 5, che c'è il cartello qua, giusto? Perfetto. Interstatale 5 Sud, let's go. Vuole dire qualcosa sulla trama, ma ancora non la sappiamo tutta, nel senso non abbiamo ancora sviscerato le ultime informazioni che mancano, poi se ne può parlare tranquillamente. Devo passare. Aspetta, qua com'era? Ecco, ti pareva che la batteria del pad. Sinceramente qua non mi ricordo. Qua non abbiamo nulla. Che poi prima di attivare la live avevo un sacco di robe da dire, adesso mi sono scordato. Comunque, adesso andiamo. Beh, sul gioco, sulla trama abbiamo detto ancora non si può dire nulla. Che c'è gente che. Ricordiamo, l'ha boicottato, ma non voglio più tornare su queste questioni, cioè ci torniamo alla fine. Ovviamente gente che non ha capito. Perché se tu sei un amante del videogioco non puoi non apprezzare una cosa del genere. Vetri invisibili per Ok, bene così. il mio filtro. Spettacolare. Ah sì, mi ricordo questo pezzo, c'è un sacco da esplorare in verità. Ah, infatti ho detto mi sembrava un manichino, invece. A me sfonda direttamente qua, vai, noi sa cosa facciamo. Sono inguaiato subito. Non è l'ideale, ok. Io mi ricordo se potessi salire da qualche parte, tipo qua. No.
Ok. Oh, vai, vai. Poi ci pensiamo dopo. Quando si saranno dati una calmata. Fare un enigma, insomma, no, come al solito per la fuga. No, giusto. Si immaginavo, e poi ci ho voluto comunque provare. No. L'altra volta avevo fatto così, aspetta. Forse è sufficiente. No, deve essere per forza top. Tanto io ho fatto così l'altra volta, sinceramente. Ma perché? Guarda quello. Ma come se ci fosse un impedimento. Ok. Meglio, vabbè, adesso qua non. Guarda quanto macello fanno, ok. Ok, mi pare così. Poi giustamente devo scendere. Invece no. Ah, che casino. Non pensavo. Altre carte. Munizioni. Painkillers, antidolorifici. Oh, dai. Buon bottino, direi. Ma loro non si danno una calmata, una certa, scusami. Ok, però se corro devo comunque correre, quindi. Sì, può sprecare munizioni per questa cosa qua. Secondo me si può far così. Lì so, magari c'erano delle cose utilissime, ma. Poi qua non mi ricordo dove si passa. Ah, okay.
Questa è stata una scelta azzardata, saltare tutto quel pezzo lì. Vabbè, comunque una casa su due l'abbiamo fatta. Poi mi ricordo c'era, vabbè, forse più avanti quella che dicevi. Enigma risolto. No, mi scoccia proprio aver saltato quel pezzo, però è un casino, ora facevi tutto stealth, morivo, vabbè, dai, non... va bene così, tanto l'importante è andare avanti. Poi chissà, non ci sarà stato niente di che. Ma dai, vedi, c'era. Si può sbloccare inutilmente, vabbè, se uno volesse magari tornare indietro. Ecco l'ospedale. Sembrava più vicino. Eccolo lì. Qua c'è una curiosità che... Quello sembra un ponte costruito dopo, poi vedremo l'ospedale laggiù. Basta ricordarsi di questo per capire il trick, per chi non l'ha giocato. Sto guardando la zona, ok. Ricordarmi cosa c'è adesso. Ah sì, qui c'è una fiera del fumetto da qualche parte, poi mi sa che ci passiamo, non lo so. Ok. Un po' di bordello. Ok, qua si va, però andiamo da... ah no, andiamo a vedere qui prima, mi sa che dopo si va avanti, ovvio. Mi dire che devo sprecare un... Sì, non mi ci si arrampica, quindi devo sprecare un sassolino. Ottimo. Vediamo se ne valsa la pena. Sì, comunque 6 materiali buoni. 6 rottami. Un rottame. Ok. Bottiglia, nastro adesivo. Mancano solo le forbici dalla punta arrotondata e ci siamo. Infatti queste skill sono un po' di mucciaccia. Ok. Ora ricordo questo pezzo. Lupo del cazzo, te la sei cercata. Oh.
foglietti al massimo, quasi farei. Ma questa bisogna farne una, però facciamo una Molotov o Medikit? Facciamo una Molotov. Questo mi lascio il dubbio. Se fare una stordente o una mina, perché la stordente abbiamo visto che non è da sottovalutare. Grandioso. Questi Trovo l'uscita. sono i famosi stalker, che sono delle rogne. Chissà a livello di difficoltà attuale come se la cavano. Mi ricordo che comunque non erano troppo pericolosi se eri tu a sorprenderli. Poi neanche. Eccocene uno lì. Perché poi non si riescono neanche se li scappano. Beh, alla fine, in corpo a corpo, come ricordavo, se la cavano come un runner. Ho sbagliato un po' di schivate, anche troppe, forse. Eccolo, eh. Il Bifidus, eccolo. Sono morto. Però non so perché non mi fa. Non capisco come schivarli. Ok, qua mi fa apparire da qui. Ok, non mi ricordo se si potessero assassinare in qualche modo. Vabbè, comunque non sono così pericolosi, insomma. Però così due alla volta non ce la faccio. No, due alla volta non ce la faccio. Dove siete? Dai. Anche se non so messo bene, se ne sbaglio un'altra sono finito. Mi ricordo qua ce n'era uno. Ah!
No, sono morto. Cioè, che di solito quando ti scansano, scappano. Allora ho provato a fare lo scatto, ma ho sbagliato. E tendono ad attaccare di sorpresa, ho visto. Ma se noi ce ne sbattessimo. Senza. Vabbè, comunque mi sto divertendo, non è che è frustrante, è solo che volevo provare nuove cose. Vabbè, niente, dai, vediamo. Perché sono sicuro che se vado avanti qui. Sono morto. Perché se ti fanno la presa, sono morto perché ti toglie quel pezzo di vita rimasto. Vabbè, il primo abbiamo capito che si può prendere alle spalle. Beh, forse sarà più lunga del previsto. Ma io vorrei anche levarmi dalle scatole. Solo che non mi ricordo dove è l'uscita anche qui. Metalcol, oro. Me lo ricordo lui. E don't come back. Dai, è tanto torna. Oh, ma schiva. Porca troia. Schivato, ho schivato. Ho schivato. A quanto pare no. Ah, che fatica. Però lì, fino a lì non era male l'idea. Beh, ovviamente checkpoint non ci sono. Ma è giusto così. Andare a bloccarmi sugli stalker mi sembra eccessivo, eh. Qui alcol. Vabbè, il primo è gratuito. Forse c'è una cosa. Guarda che non è vero. Ma no, ho fatto L1, ho fatto L1.
sento che arrivano anche da qui, non so perché. Se sentivate l'ambulanza, sicuramente per me. Ok, L1. Guardali, guardali. Ho fatto una schivata in anticipo. Guarda come lurcano nel buio. Dai, venite fuori almeno una alla volta, per favore. Niente, oh, ma incredibile. Stavo attaccando io, presa. Command grab, no, nero. Però caspita, se stavo attaccando io, perché mi fai sto pezzo? Sai cosa? Poi quando io mi riguardo il gameplay così a tempo, mica tutto, a tempo perso, mi chiedo ma perché non sono fuggito prima? Cioè ho tirato dritto, invece l'ho aspettato col coltellino come fossi, no? Come fossi un idiota, cioè dai. C'era uno che mi aspettava qui, mi ricordo, nel primo walkthrough. Invece c'è quello lì solito, vero? Non c'è Franchino? Allora. Oh, madosca. Ti immagini era qua dietro? Sono andato. E lui non mi vede in teoria. Vabbè. Era qua l'uscita. Sì, è veramente, c'hai ragione. Vedi, mi fa sentire stupido perché bastava fuggire, capito? Devo tornare in strada. Oddio, me lo ricordo, ok, molti, molti infetti, diciamo, questo pezzo. Sempre stalkerini. O cliccherini, chi c'è? Ok, stalker e clicker. No, 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 no. Non mi fanno passare, però non. C'è un colpo di pompa importantissimo. Ok, perfetto.
Io mi ricordo che devo arrivare in fondo, però sicuramente non è che posso fuggire istantaneamente, c'è una porta da premere. Qua non c'era un colpo di pompa da queste parti, l'avevo visto. Ah, ecco, fondamentale. Potrei forse usarlo. Perché non vedendo gli stalker ti sgamano per forza. Vabbè, ciao. Oh, ma quanti siete? Dai, dai, ho premuto, ho premuto. No. Ok, è lì che c'è la solita porta con triangolo, però giustamente lo devo ripremere triangolo, se no non me lo... Qua non mi piace per niente. Comunque l'audio è fatto bene, riesco a sentire il clicker. Dove è andato? Non l'ho visto. Ma dello stalker? Oh, ma questo è un clicker. No, 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 per favore. No, certo. Ci mancherebbe che possano vedere la luce. Qui come posso fare? Non è facilissimo. In speedrun, prima ce l'avevo quasi fatta, però... Devo solo tenere premuto triangolo un po' prima. No, non ce la faccio, porca miseria. Non so come fare, non so come fare. Che non mi passa attraverso.
pascoli. Cioè, quando gli pare fanno la mossa. Vabbè, questo era predefinito, penso. Lasciami andare! Data grassa. Odio Seattle. Vedi, sembrava chissà cosa, invece bastava un attimo fuggire, abbiamo preso anche abbastanza cose. Oggi stiamo andando abbastanza di fretta, forse è meglio così. Calcolando che molti scontri Tiratemi fuori da qui. si possono evitare in questa maniera, non ci serve troppa roba. E poi nei scontri tipo dei boss ho visto che comunque ti droppano le munizioni, quindi cioè sto gioco non rimane incastrato. Dove cazzo sono finita? Tanto pezzi come i Shamble l'abbiamo fatti. No, sto pensando pezzi ostici e dopo ce ne saranno, ce ne saranno. Può darsi anche questo sia un pezzo ostico. Io sono qui e l'ospedale è là. Nella zona oscura. Tagliamo dal parco. Strani fischi. Urca. Tutorial premere L1. Da questa posizione non ho mai capito cosa puoi fare, sinceramente.
Oh, tanto ti sentono, eh? È incredibile. Vanno oltre. Oh, non mi ha fatto triangolo. Io non ho capito perché non fa triangolo, non lo so. A livelli di difficoltà regolari, te lo dice quando farlo, ovviamente, però qui non si capisce veramente. Vabbè, io me ne vado, non è che ho tempo da perdere. Con questi serafiti. Ah, poi c'è scritto serafita, però. Oh! Non so. Sono stato troppo sgazzellino. Dai, perché fanno sto percorso strano? Mi sgamano. Aia, ma ho schivato, Santa Maria. Phil e Rob, veramente. Ma ha sentito perché ho sbagliato, maledetto me. Faccio tutto il gioco così e dai. Bagno.
Ah, forse ho saltato il manuale, quello dello stealth. Oh, ma chi era? Un cecchino? Infatti sentivo scoccare delle frecce. Però era bella questa, ho fatto abbastanza bene, però. Perché poi è bello che loro sono silenziosi, sono dei testa di cavoli proprio, eh. Di là si può andare? Sarino. Sa di no, che lì è bloccato. Ma lui dov'è? Mica lo vedo più. Quanta strada ha fatto? Ma dai, però. Come ha fatto a vedere? Io pensavo che comunque tornando sotto rimani stealth. Cioè loro invece sanno già, e questo non è bellissimo. Però perché funzionava prima? A me sembra troppo esagerato che anche. Ops. Non m'hanno visto? Carlo, se io torno nella vegetazione ci sta che sanno bene o male dove sono, ma. Cavolo, quella lì con sicurezza andava proprio dove era nascosto. Con i sottotitoli almeno si capisce cosa stanno facendo, tipo non hanno sentito il fischio di richiamo.
In teoria adesso non sanno dove sono. Mi sa che i primi tre sono fatti, ma non è finita qua. Però se ogni volta ricomincia questo combattimento da capo qui è pesante, veramente. La devi di fum. Qua vedi, è bloccata. Sei matta. Oh, giù, giù, giù. Porca troia, ha fatto prendere un colpo. Ma perché non mi va giù, dannazione? Ma dai, perché lì la oh, proprio lì la vegetazione finisce, no? Ovvio. Oh, Maron. Come dicono alcuni. Faccio il giro largo, vedrai. Questo in teoria è tutto evitabile. Non si può passare qui. Oh, ma tanto. Basta che vi decidete. Questo è Snake Eater praticamente. Perché non ho una mappa completa, cioè in mentale della situazione. Però sicuramente se io passassi di qua. Oh, tutti qui, eh. Prima non ci passavano nessuno qua. Tanto se ti sgamano arriva la freccia, per forza, quasi per forza. Tanto lì mi stava per sgamare perché a quella distanza lì. Sì,
io facessi così, il trick. Tanto lui non ci guarda qua, vero? Niente, come non detto, lui guarda solo lì, in quello spiazzo lì. Va bene, vai, va bene, dai. Facciamo trick classico. Sta, se fuggo muoio. Tipo, se adesso io scattassi qua su. Poi lui conviene che lo faccio, non lo so. Mamma mia, questa mi stava per scoprire. Perfetto, altro scontro evitato. Bene. Troviamo un altro modo. Cazzo. Devono essere le iene. Non importa. L'ospedale. Sì, infatti, non ci interessa. Se avete impiccato un'ora, giuro che. Oh, gli snack, a parte prima che l'ho intervisti, non li avevo mai trovati a realismo. Oh, un sacco di roba. Qua si va avanti, però sto andando troppo, un po' troppo di fretta questo episodio. Qua c'è qualcosa di utile.
No. Ok. Ottime pasticche, possiamo fare qualcosa di qui da un pezzo che... Oh, tenacia, incredibile. Adesso il prossimo, sai cosa sarebbe utile? Oh, eccola, questa qui, devo fare questa... questo ramo qua. Perché la velocità da disteso è fondamentale, poi le kill stealth. E quello delle frecce, sì, perché no, però insomma. Cioè le frecce sono molto utili, però i materiali sono altrettanto limitati, quindi dall'altra parte. sì, dall'altra parte sì, stavo vedendo se c'era qualcosa di interessante, ci fosse qualcosa di interessante. Forse ci passo. Non farlo! Maledizione. Isaac, avevi in mente qualcosa! Ora ti spiego! Sono... E loro salmi dal peccato! Io non volevo! Liberati! Porca troia! No! 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 Ci guiderà. Hai saputo di lui? Sì, una vergogna. Ma non mi stupisce. Sua sorella. Ah beh, già si sapeva di Lily, dopo vedremo. Poi vedi anche rigiocare un gioco, no? È utile se ti è piaciuto, anche per riscoprire dei dettagli in più che magari sono sfuggiti la prima run, no? Poi giocandolo una volta solo, qualsiasi gioco intendo, non te lo godi molto. Uno magari spende quella cifra lì e se ti deve durare, che ne so, 2 settimane, metti caso uno, non so, ha meno tempo per stare dietro. Ops. Dove bisognava andare? Non ricordo.
Non era qui l'uscita, tipo. Ora ricordo, e non è facile, non è facile. Mi sa che si era innescata l'abilità. È dura qua, eh. Smarrita! Morta al lupo! Non sono un lupo, mi dispiace. Oh, utilissimo questa skill, però ovviamente va usata con cautela. Più che altro perché non c'ho voglia di fare tutto il giro ogni volta, poi c'è un sacco di gente, un macello. Invece tocca farlo. Vabbè, qua si può camminare anche così, credo. Perché la prima volta adesso c'è stato un remix degli appostamenti. Ah no, stanno arrivando quelli lì. Fantastico. No. Salire qui, comunque bisogna andare. Lo so, l'ho vista. Però ho sbagliato, nel senso, penso, come facevo lì? Dovevo attendere con pazienza. Oh, bella, bella il checkpoint. Ah, sto checkpoint mi sento miracolato, è un bel po'. Uno snacchino che mi resetta, diciamo, l'abilità. E qua è dura, adesso mi circondano, però.
Smanetto triangolo, eh. Niente, non la... Niente, non so perché non te li prende. Io non so se è una peculiarità di sto livello di difficoltà, ma caspita. Io con triangolo li appena avvalcavano la soglia potevano essere grabbati, invece no. Ciao. Smarrito! Porte al lupo! Non deve scappare! I rumori vengono da qui! Attenzione agli sbarrati! Sì, speedrun Serafita. Però non era male, solo che lì non ci ho capito niente. Tanto questo arriva qui, adesso voglio provare. Che se te sei così, in verità te lo dovrebbe prendere con triangolo. C'è l'amica sua, oh, c'è l'amica sua che lo copre, giustamente. Sono furbi, eh. Bigotti, ma furbi. Niente, proviamo invece col metodo classico, quello che dovrebbe funzionare a priori. Sono così appiattito. Smarrita! No, niente, ma Porte al sgamato lupo! anche se sei appiattito, incredibile, perché c'è la ringhiera che mi fa una specie di... Aia, pezzo di merda. Se ci fosse stato uno spazio qua... Oh, ma dov'è lui? Non è stato caricato nessuno sprite? No, mi sembra... Smarrita! Ah, Morte al ok. lupo! Corre! Corre. No. No, era al top così. No, mi sentivo in colpa che... Vabbè, adesso addirittura checkpoint del checkpoint. Corre! Siamo subito in carreggiata. Ah, avevo capito, l'ho presa. Le ho seminate. Dubito. Ah, mi ricordo dove devo cliccare, perfetto. Dai. Lo sapevo. Nella porta rossa, sempre. Ok, boss fight. Dai, no? Praticamente forone. Oppla. Combo da 3. Perché immaginavo la facesse. Però c'era un tizio qua. Eccolo.
colpo tu. Ma come, il martellone è già esaurito. Lo colpisce al fianco. Insiste. Beh, corpo a corpo siete un po' scarsini. Dai, vedi, pam, fucilata in faccia. Strano che l'altro non ha interferito con la boss fight. Forse pensavo che il suo nerboruto amico, sì, ti troverò, ciao, avesse la meglio su di me, ma si sbagliava di brutto. Ok, let's go. Abbiamo anche preso un martelletto che non stanca mai. Abietta. Proviamo questa. Sta andando abbastanza bene comunque, no? Aspetta, ma salendo non c'era più niente, vero? E invece si andava avanti qui. Ti conviene esserci, Nora. Quasi che sto episodio lo copio. Copio il titolo dal nome del capitolo, I Serafiti, perché è perfetto, dura il giusto. Adesso prima di arrivare, cerchiamo di arrivare all'ospedale. Qui infatti avevo salvato. Sì, che mi ricordo, avevo salvato magari lì sopra. E poi ho caricato che ero già in acqua. Ho detto, ma quando ci sono finito in acqua quella volta? Adesso ora ricordo. Infatti dovrebbe esserci tutto. No, ma gioco anche in verità con meno tensione del primo walkthrough, perché non me ne frega di trovare tutto. Ho già trovato un sacco di roba. Sì, ovvio, se trovo giusto per le risorse dovrei cercare. Tanto le casseforti. Io ho paura di aver saltato un banco da lavoro nel pezzo degli infetti. Mi sa che o era più avanti. No, forse era più avanti. Perché tanto mancava solo il pub, e nel pub non è che c'era niente di che, secondo me. Si scende? Qua cos'è? Niente, non c'è manco la maniglia, infatti immaginavo. Dai, ottimo speedrun dei Serafiti, lo abbiamo subito, ma alla fine l'abbiamo svangata anche stavolta. Ma siamo proprio all'ospedale. Non fiatare, cazzo.
su le mani. Piano. Calmati. Conosci una certa Nora? Sì, certo. Dov'è adesso? È all'ospedale. E dove è all'ospedale? Stanno liberando i piani superiori. La trovi là. No! 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 Ancora. Imbecille. Io direi, con questa uccisione, tra l'altro stava giocando Outline Miami, che la coincidenza ha voluto che prima di giocare a The Last of Us 2 ci ho giocato anch'io. È il gioco che ho finito poco prima di The Last of Us 2, praticamente. Ormai un mesetto fa. Poi mi sa che ero quarantenato dal Covid, non so, non mi ricordo, comunque sì. Diamo un occhio qui, se mi salva, ok. Prendiamo un po' di roba così la prossima volta siamo pronti. Qua c'era qualcosa. Boh, ma sì. Meglio una chiave inglese, forse. E siamo dentro l'ospedale, in teoria. Salviamo qui. E la prossima volta andiamo a prendere Nora. Salviamo. Sempre video abbastanza corto, così viene caricato meglio ed è meno frustrante per chi vuole vederlo. E come al solito vi ringrazio e ci vediamo alla prossima.